stagione. Il giovedì, canale 87, noi siamo sempre gli stessi. Mi ritorni in mente, torni in mente, mi ritorni in mente, torni in mente, torni in mente, torni in mente, noi siamo sempre gli stessi. Mi ritorni in mente, torni in mente, mi ritorni in mente, torni in mente, torni in mente, torni in mente, mi ritorni in mente show. E via! Oh, eccoci qua! Eccoci! Marta, dammi la mano! Michino, no, l'altra mano, l'altra! Michino, vai! Vai! Grande! Grandissimo! Era un 5 o era un... Sì. Non importa! Buonasera, ben arrivati, ben trovati, ben tutto, oh Marta. Bene, siamo arrivati alla quarta puntata della quinta stagione. Penso quando arriveremo alla quinta della quinta, che bello. Come suonerà bene. Comincio a faticare, eh? Attenzione con i numeri perché io non ci arrivo, con la matematica. Quindi, partiamo subito. Quindi, sì, dai, forti. Subito, subito forte. Ecco. Andiamo con la rubrica del passato, mi ritorni in mente. Cosa ci ritorna in mente, Marta? Ecco, vai, ah, vai. Ah, il rullino. Il rullino. Il rullino. Il rullino. Sai che una volta sono andato, ero in Francia, sono andato per comprare un rullino fotografico. Sì. Sono entrato, non sapevo come dire rullino fotografico in francese. Ho detto, Je voudrais un rullin. Un roulin. E che cosa ti hanno dato? Me l'hanno dato. Te l'hanno dato. Hanno capito che ero italiano, che non capivo niente. Comunque, eccolo qua. Rullino. Rullino, guarda che bello. Ecco, possiamo far vedere anche la marca. Attenzione, vabbè, che questo è ancora buono, eh? Sì, infatti. Non distruggiamolo. E lo stiamo bruciando così, ma c'hai... No, non tiro la pellicola, no, chiaramente, perché è ancora buono e lo voglio utilizzare anche. Ecco, per i più piccoli, e vabbè, poi sottotitoleremo, smetteremo delle spiegazioni. Anzi, dopo... chiameremo uno storico che ci spiegherà che cos'è, come nasce un rullino, ma qui in sala, mi pare brutto dirlo, però tutti avete avuto a che fare con dei rullini. Sì, beh, sì, tutti, sì. Si vede, vabbè, chiaramente, dai. Si vede, storie, si vede. Dai. Inutile, alla che, fine, inutile che fingete. C'è un gran passato di rullini. Sì, sì, mamma mia, quanti rullini abbiamo visto qua, tutti, ne abbiamo visti tantissimi. Qualche ricordino, no, sui rullini fotografici, perché un po' ci mancano. Sì. Vero? Sì. A me manca, per un esempio. Un po' sì, è vero. Un po' sì, sì. È sì, vero. Sì, sì, questa sì, cosa della fotografia liquida, no? Che puoi toccare. Sì. Sì, quella quelle due settimane d'attesa, le foto delle vacanze, come sarò manca, venuto, no? Ecco, sì. Allora, qualche ricordino sui rullini fotografici, dai, no? O le vecchie macchine fotografiche, che tra l'altro stanno tornando, attenzione, perché l'analogico, piano piano, sta salendo. Sì, questa sera continua ad avere il suo posto, è vero. E quindi, allora, dai. Dai, qualcuno che vuole, diciamo, dire qualcosa di bello o qualcosa di brutto anche sul rullino, perché sì, si merita sì, anche delle cose brutte il rullino. Sì, sì. Ah, vai, dai, vediamo. Beh, qua, lasciamo qui il nostro protagonista. Passate il microfono. Quando c'erano i rullini, so che costavano l'ira di Dio. Sì, costavano. Anche adesso, costicchiano. Adesso, sì, quello costicchiano. È rimasto intatto. Anche la stampa non è proprio così immediata, però anche a livello di questi. È un po' sì. Poi, altro ricordo. E io stampavo con mio padre in camera oscura, quindi io proprio vedevo la magia della foto che compariva col rullino, in bianco e nero ovviamente. Certo. Beh, bello, bello. Quindi, beh, sì. Ma bambina stampavi quando eri bambina? Da bambina, io sì, da quando ricordo la camera oscura, mio padre, questa immagine comparire dentro i liquidi. Con le pinzette, con tutti questi liquidi, questi odori in particolari, esatto. Ecco. La luce rossa della camera oscura. Wow. Sì, sì. Avere la camera oscura, io la camera oscura me la facevo in camera, in camera mia, mettevo tutte le bacinelle, prima i giornali per terra, poi le bacinelle, poi facevo tutto, veniva tutto buio, poi sulla mochetta. Infatti, gli acidi sulla mochetta. Sì, infatti mia mamma era disperata perché chiazze così poi perché... molto contenta, sì. Altro, c'è qualcos'altro che ha qualche altro ricordo? Beh. Sì, 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 un altro. Sì, sì. Microfono. Ricordo mio papà che ogni volta che arrivava a casa col pacchetto, con le foto, che potevano essere 24, 36, o forse c'era anche rullino da 12, vero? Sì. C'era anche sì. Comunque ce n'era sempre qualcuna nera.
E papà borbottava, ha pagato un sacco di soldi tutte queste foto per poi averne sempre 3-4 sprecate. E questa cosa mi è rimasta. Mi ricordo che nella mazzetta delle foto ce n'era sempre magari una, due, le ultime, o erano un po' più sfocate, o mezza nera, accavallate, esatto. Mi ricordo questa cosa. A me spesso capitava di ricordarmi nelle vacanze di essere venuta molto bene nell'ultima foto scattata, che era eventualmente era mezza così. Un'altra, esatto. Cioè, quindi mai una soddisfazione. Così. Esatto, sì. Me l'hai ricordato, grazie. Zero gioie. Bene, io Marta adesso direi che possiamo, proprio per andare a fondo sulla storia del rullino, intervistare, sentire, anzi consultare il nostro mitico storico, no? Giusto. Lui, lo storico per eccellenza che sa tutto di tutto e magari ci dice qualcosa sul rullino fotografico. Sì, bello. Bello, no? Bello. Lo sentiamo. Con un tono anche un po' emozionale. Così. Ci mettiamo in collegamento. Pronto, lo storico. Come si chiama già lo storico? Mi ricordo. De Bernardini. De Bernardis. De Bernardis, ma non ci ricordiamo. Pronto, storico. La pellicola fotografica. La pellicola fotografica è il supporto di natura chimica per memorizzare le immagini ottiche, utilizzato nelle fotocamere cosiddette analogiche, per distinzione da quelle digitali, dalla seconda metà del 1800 fino agli anni 2000, con la conversione al sistema digitale. Nonostante un breve periodo di disuso, con l'utilizzo sempre più ampio della fotografia digitale, iniziata negli anni 1990, la pellicola fotografica è tornata ad essere usata da artisti, fotografi professionisti e dilettanti negli anni 2010 e 2020, in tutte le sue varianti, dal piccolo. Sincopato un po', però. C'è un mal singhiozzo questa sera. Vabbè, grazie al nostro storico. Grazie mille, benissimo. Facciamogli un applauso, poverino. Tagliamo sempre le spiegazioni. Vabbè, ma che vuoi fare? È importante fare storia, no? Fare cultura, giusto andare dietro nel tempo. Senti Marta, sì. Proprio perché adesso entriamo giusto nello spettacolo, nel nostro show, io direi che facciamo cantare una bella canzone al nostro menestrello. È una bella canzone. Ma perché devi far così tutte le volte? Marta, non fa. Ma poi stavolta... Marta, dai. È un'escalation, è incredibile. Cioè, ogni volta peggio. Allora, ogni volta se ne va via più in fretta. Ecco. Sì, ma tu non preoccuparti, lei è così, non ha voglia di ascoltarsi. Ormai l'abbiamo capito. Non gli piaci proprio. Sì. Mi ha detto che in fondo le tue canzoni fanno un po' proprio schifo, però tu tieni duro, dai. Secondo me prima o poi una la tiri fuori che è forte. Come la faccio adesso questa? Adesso che mi hai detto questa cosa, non me la faccio questa canzone. Dai che ce la puoi fare, dai. Voglio ascoltare, dai. Era dal contratto che dobbiamo fare, va bene. Allora, questa canzone si chiama Collide ed è di Ed Sheeran. È un po' più movimentata delle ultime puntate, insomma. Che dici? Se ti siedi lì e l'ascolti. Sì, sì. Col mio riverbero magnifico, cominciamo. Thank you.
Slept and missed the northern lights. You lost your wedding ring, but I didn't mind. 'Cause I got a feeling, baby, we'll be fine. Grazie. Grazie. Matteo Stilla, grandissimo. Grazie. Troppo buono, grazie. Mamma mia, Matteo. Vieni qua, Matteo, dammi un bacino. Ma veramente, una cosa fantastica. Ma dove lo troviamo un altro così? Dove? No, guarda, ma non esiste. Mamma mia, non ci scappare mai più, non ci scappare mai. E chi scappa? No, e chi scappa? Non scappare. Mamma mia, grazie Matteo Sibilla. E adesso andiamo avanti con lo show, perché è il momento di chiamare il nostro grandissimo super ospite, no? Lui? Sì, perché vogliamo parlare di fotografia, quindi vogliamo chiamare il nostro super ospite che... No, vabbè, ho detto, allora chi vogliamo chiamare il nostro super ospite che... Permesso? No, Lucrezia, per favore, Lucrezia, Lucrezia, niente, dobbiamo andare avanti con lo show, per favore. Da dove esci? Devo parcheggiare il mio palloncino. Sì, dove vuoi parcheggiare? Lo parcheggio qua. Sì, il palloncino. Non è rimasto. Senti, Lucrezia, per favore, sei arrivata col tuo palloncino? Sei scesa dal cielo come al solito? Stai zitto, che non esce la musica.
Ma che musica? Ma cosa stai facendo? Mi hanno regalato questa radiolina. Ma non è una radiolina. Mi ho messo le cuffie e non esce la musica. Ma non esce la musica perché questa è una macchina fotografica. Vieni qua, fammi vedere. Non è vero. Cosa stai facendo? Ma piano. Allora, è una macchina fotografica, guarda. No, dall'altra parte, da questa parte, sì. Non esce musica da qui. Non è come gli smartphone della tua epoca, di questa epoca qua, dove c'è tutto, fanno tutto. Questa faceva le foto. Cioè, voi avete creato un oggetto che fa solo una cosa? Sì. Allora, una volta... Che spreco! Ma è spreco! Te lo posso dire, che è spreco, che delusione! Allora, sì, non è uno spreco, una delusione. Allora, adesso ti racconto, no? Allora, questa è... c'è l'obiettivo, tu tieni la macchina, questa è una punta e scatta. Praticamente fa le foto... Punta e spara! No, punta e spara! Come allora. Quando vado al poligono! Aspetta, perché tu in che senso? Tu vai al poligono. Sì. No, per favore. Punto e spara. No, aspetta. No, per favore. Allora, punto e spara. Allora, tu sei... No, non cominciare. Sì. Ah, adesso ci distrugge il teatro. Allora, ma senti, Lucrezia, ma tu vai al poligono, veramente? Sì. Ma i tuoi genitori ti lasciano andare? Sì. A sparare? Certo, sono un po' spaventati quando torno a casa, però mi hanno pagato l'abbonamento Junior. Junior, io non sapevo che ci fossero queste cose qui. Senti, allora Lucrezia. Lucrezia, senti un po'. Allora, sì. Ecco. Allora io voglio fare la fotografa. Sì. Come quella lì che teneva la macchina qua, così. Come Vivian Maier. Sì, ma intanto era una macchina diversa, erano le Biotti, che poi ti spiegheremo dopo che cosa sono. Poi diciamo che possiamo anche staccare le cuffie. Questa macchina si tiene così, volendo, devi inquadrare dal mirino lì. Ecco, guarda, quale foto vuoi come fare? Come Cartier-Bresson. Ma tu non dirmi che sai cos'è chi è Cartier-Bresson, dai, per favore. Sì, Cartier-Bresson è un fotografo francese nato il 22 agosto del 1908. È considerato uno dei pionieri del fotogiornalismo e da qui merita l'appellativo di occhio del secolo. In più fu il teorico dell'istante decisivo nella fotografia. Da lì deriva la frase l'istante con gli... non me lo ricordo più. Vabbè. L'istante decisivo... Cogli l'attimo. Cogli che va sempre bene in qualunque occasione. Cogli l'attimo, sì, va bene. Non ho capito se avrà parlato con lo storico. Dai, che i tecnici non vogliono che sali là su in alto. Scendi giù. Ecco. Hai fatto bene a dirmelo. Mi fa impazzire. Adesso gli faccio fare anche l'inquadratura che salta. No, ma guarda, scendi giù. Lucrezia, scendi giù. Siamo al palco, qua cade tutto. Stai spaccando tutto il palco. Scendi giù. Scendi giù, sì. Lucrezia. Allora, voglio fare una foto a questi qui. Vuoi fare una foto al pubblico? Che magari con la pellicola un po' mossa vengono anche dignitosamente bene. Ma non offendere il nostro pubblico, per favore. Poverini, chissà come vengono male con le digitali, che si vede tutto. Allora, senti, allora vuoi scendere tranquillamente? Ecco, dammi la manina che poi ti fai male. Dammi la manina! Però non è che puoi salire. Vuoi fare una foto? Vieni qua. Allora, vuoi fare una foto al pubblico? Allora, come la vuoi fare questa foto? Li vuoi naturali? Li vuoi impostati? Impostati. Allora, impostali. Allora, quelli dell'ultima fila, sì. In fondo. Sì, la seconda, ci sono due file. La seconda fila? Sì. Allora, mettetevi così. Dai, mettetevi così. Ecco, sì. Ecco. Ecco. Così. Ecco, bravi, così. Ecco. Quelli guarda. Aspetta. È la radio questa. Questa è la radio. Aspetta che forse questi stanno. No. Allora, ecco. Allora, quelli della prima invece alzate le mani così a coprire tutti quelli della seconda. Ecco, sì, mi sembra giusto, sì. Ecco. Ecco. Che bella. Sì. Allora, vai anche tu, va. Allora, vediamo un po'. Ma guarda che io sono imbranato, non riesco neanche a capire da che parte si attacca. Ok, vediamo. Dai, vai. Mettiti lì. Ah, vado anch'io. Ma certo. Vado anch'io in mezzo al pubblico. Dai, vai, ti consento di... Rovina sta foto, dai. Ma sono commosso. Rovinala. Vado anch'io in mezzo al pubblico. Parte già, insomma. Ma sono commosso, vado anch'io. Allora, bene Lucrezia, dove mi metto? Dove sto? Sto qua? Così? Vai più indietro. Più indietro, allora più indietro qua. Qui va bene? Ancora un po' indietro. Ancora un po' più indietro. Dove vado? Qui? Ma ancora un po' più indietro. Ma ancora più indietro, ma qui? Sì. Ancora di più. Ma qui c'è la porta. Bravo, aprila. Ma apri. Sì, esci fuori. Ma come esco fuori? Ma sono un po' perché troppo... anche se sei fuori il tuo naso entra nell'inquadratura. Ma
Lucrezia, ti sei fatto fregare comunque. Vabbè, allora, fate... Adesso Samuel torna, ti prego. Ti prego, torna. Lucrezia, ma... Dal fondo, grazie. Ma Lucrezia, senti, ma io... Oh, ma non ho capito, eh. Ma... Wow. No, no, non toccarle. Via, no. Lucrezia, quelle lasciale stare. Allora, senti un po', ti prometto che la prossima settimana ti riporto questo aggeggio e vi faccio ascoltare anche la musica sopra. Tu riesci a fare questa cosa, sì, qua, con un'analogica? Certo, perché mi sembra un po' misero come oggetto solo per fare le foto. Se, va bene, fa, guarda, se ci riesci in questa impresa, guarda, non so cosa facciamo, ti regaliamo una bella torta. Sì, ok, va, sì. Ciao, vai, vai Lucrezia, ciao, ma, ciao. Vai, 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 esci, esci, esci Lucrezia. Esci Lucrezia, esci, ha distrutto tutto, ha distrutto. Non è possibile che ogni volta che arriva... Finisce sempre così. Distrugge tutto, oh. Da che parte? Sì. Vabbè, che dobbiamo fare, ragazzi? 87-87, no? Ah, bene. Oh, bene, possiamo continuare perché l'uragano è passato. Dopo l'uragano c'è un po' di quiete. Oh, respiriamo. Oh, c'è fosse più Florida. Hai finito di cantare. Ma, allora, sì, ho finito da un po'. Ha finito da un po' anche. Infatti mi sono goduta proprio il silenzio. Di là. Dopo il rumore, sì. Dopo, ma allora, ma perché una volta non fai il favore di ascoltarlo? Perché è bravo, è veramente bravo. Cosa ha fatto? Ha fatto i pinguini tattici? No, ha fatto Ed Sheeran. Ha fatto Ed Sheeran? Due ne sa fare, i pinguini ed Ed Sheeran. Ma dai, basta, non 52 dire così. Puntate, dai, basta. Dai, oh. Non dire così, per favore, dai. Andiamo avanti, dai, forza. È il momento, Marta, è il momento. Adesso sul serio, vai. Allora, visto che mi pare che le foto qua siano già entrate un po' sul palco, no? Chiamiamo il nostro super ospite, Giuseppe Calgaro, lui è un fotografo fondatore del Rifugio Scuola di Fotografia Analogica a Torino. Vieni Giuseppe! Giuseppe Calgaro, eccolo qua! Prego Giuseppe, guarda, un trono speciale, sei comodo? Sei comodo? Perfetto. La comodità è incredibile. Ma... di solito ho lo sgabellino delle fototessera. Fatto questo. L'altezza è quella, sì. Sì, è tutto. Bello che la comodità l'abbiamo lasciata per noi e abbiamo per il nostro super ospite la difficoltà a stare seduto, va bene. Vabbè, voglio dire, io sono stato 50 puntate su uno sgabello, nessuno si è chiesto niente, adesso... Mi ringrazio, sì, prego. Allora, vogliamo un attimo spiegare intanto chi è Giuseppe, perché sì, noi abbiamo introdotto fotografo, ma di che tipo anche, e poi il tuo, questo grande progetto della scuola del rifugio di fotografia analogica. Allora, cercherò di essere il meno noioso possibile. E no, nulla, io sono laureato in estetica, in filosofia, tantissimi anni fa. Però la cosa che mi è sempre piaciuta è stata la fotografia e quindi la cosa che ho poi iniziato a fare, l'ho fatto per tanti anni, lo faccio tutt'oggi, sono un fotografo di viaggi, lavoro per un giornale di viaggi che si chiama Dove, quindi collaboro con loro da tanti anni, però... Da qualche tempo a questa parte insegno una scuola all'Accademia Galli di Comoli, ho riscoperto la fotografia in pellicola, che è stata comunque il mio primo amore giovanile, e quindi mi sono rinnamorato di nuovo della stessa donna. E quindi ho cercato di farne una... non utilizzo, ma di farne un percorso diverso. Il percorso diverso era quello di avere uno spazio dove poter ospitare Santa Veronica, perché Santa Veronica è la patrona dei fotografi, quindi il nome è così, insomma. E quindi uno spazio dedicato alla fotografia analogica. In questo momento c'è una mostra che si chiama Piazza Patrick, è di un ragazzo che lui fa il camionista, quindi non necessariamente è un fotografo, però è stato in Africa e ha fotografato una parte dell'Africa, una parte dell'Asia con la pellicola, e c'è una mostra lì, quindi è uno spazio che privilegia tutta la parte di pellicola e può anche ospitare delle situazioni, come dire, laterali. Oggi la fotografia la guardiamo nel telefonino, i giornali sono sempre meno, le riviste sono sempre meno, e noi le vediamo in questa cosa qui, cosa sarà, 6 cm per 9 cm,
forse per chi è il pro, però sì, ecco, sì. E quindi non abbiamo più una visione della grandezza della fotografia e quindi non la tocchiamo proprio più, non la tocchiamo carta. Io proprio. Ho sempre pensato che l'immagine diventa fotografia quando è stampata, se no rimane un'immagine. E quindi, tornando al prezzo della pellicola, queste macchine venivano tramandate da padre in figlio, no? Queste cose qui. Quindi io ho una macchina, la mia prima macchina è una Rollop che era di mio padre, non è qui, è a casa. Io sono vicentino, quindi da Vicenza ho un piccolo studio con un sacco di macchine fotografiche. Però queste macchine non si compravano ogni 3 anni come i nostri telefonini, si riparavano. E quindi c'era un costo che faceva il tuo nonno, e quindi poteva andare anche bene, no? Nel senso che tu non li spendevi, te la trovavi a casa e pagavi solo il rullino. È vero, non è poco, però il prezzo fa sì che tu poi faccia la foto che pensi, non le 2000 foto che io faccio, per esempio. Prima avrò fatto 15 foto. E boh, non lo so, tanto visto che ci sei, scatti. Infatti oggi c'è uno scatto compulsivo, cioè veramente... Facciamo magari vedere, inquadriamo la macchina di cui parlava. Ecco, sì. Scusate, inquadriamo un attimino. Questa macchina particolare. Questa macchina, questa qui, io ne ho una serie. Difatti io faccio anche un corso di fotografia di medio formato, con queste biottiche. E cosa interessante, c'è la Rolleiflex. Allora, la Rolleiflex, che oggi non l'ho portata perché nel mio studio a Vicenza, allora, la Rolleiflex è una macchina che normalmente può comunque costare, oggi la quotazione sta risalendo, quindi questa macchina, che è una Yashica, e costa sui 400 euro. Adesso le Rolleiflex iniziano a costare sui 1000-1500, ok? E in su. A seconda poi del cioè non mi voglio annoiare la differenza fra il planar e il tessar, però se avete un paio d'ore. No, però obiettivi diversi. Però questa una cosa che ho scoperto a scuola, almeno con gli studenti, io vedo che i ragazzi hanno un rapporto con il telefonino, un rapporto problematico con il computer, quindi cercano il telefonino, lo tengono, casomai non usano il computer. E cercano l'analogico, cercano la foto che già va già bene senza doverla modificare, e quindi trovano nell'analogico una semplicità di utilizzo. C'è anche da dire che la fotografia è molto più facile da conoscere, se uno sa la camera oscura col padre, o è molto più facile conoscere attraverso l'analogico che attraverso il digitale, perché nella digitale voi avete, non so, la Sony, deve entrare nel menu e devi dire vabbè, io devo, e devi, come dire, cioè queste cose molto, come dire, tecnologiche e anche molto complicate, e che in realtà allontanano la pratica. Quello che io vorrei fare in questo spazio è la pratica, che è una parola molto strana, però la pratica è quello che ci permette di anche trovare una relazione con noi stessi, no? Nella filosofia orientale uno fa pratica, e facendo la pratica riesce attraverso la meditazione a trovare una relazione. Quindi la pratica è una cosa che noi stiamo lasciando, e quindi dico, perché non complicarmi la vita? Sì, certo. Che tra l'altro questa macchina fotografica vogliamo... Ok, questa qui, questa qui sono tutte uguali. Allora, questa è una Yashica, questa è la particolarità di questa macchina, è che questa macchina, a differenza delle altre, ha l'esposimetro interno. Di solito le Rolleiflex hanno un esposimetro al selenio, e con gli anni il selenio è fotosensibile, ma perde la potenza, quindi non è molto preciso. Invece questa è una batteria che si può cambiare. Viceversa, quella è una Minolta, e quella invece è una Icoflex, che è una macchina che ho pagato poco più di... Mi interessava mostrarvi anche le tipologie, poco più di 150 euro. E queste si guardavano comunque dall'alto, perché... Allora, prima avete molti citato... Molti non lo sanno, Certo, avete citato Vivien Maier, perché è interessante, perché quando voi fate la strada, fate le foto dello street... Voi normalmente, la cosa interessante è, questa macchina non ha lo specchio, voi scattate con questo obiettivo e guardate con questo obiettivo, non è una reflex con lo specchio che si alza, in realtà ha uno specchio fisso, quindi voi mettete a fuoco, si guardava dall'alto. Mettete a fuoco e scattate, quindi voi siete in giro, potete non disturbare. La cosa interessante è la silenziosità dello scatto
e non avete questo atteggiamento un po' aggressivo. Sì, sì, sì. E quindi scattate in questo modo qui. La Vivien Maier, che è questa bambinaia di cui parlavate prima, usava appunto una Rolleiflex di questo genere, ed è un modo molto, molto, molto semplice di scattare, e con dei negativi che sono 6x6, quindi una buona qualità. E quindi fotografie quadrate venivano fuori. Fotografie quadrate, il mondo era quadrato, quindi e quindi no, era interessante, perché era, diciamo, oggi il telefonino sta e ci sta cambiando. Leggevo un qualcosa, dicevano anche nelle mostre d'arte c'è sempre uno spazio dedicato ai selfie, no? O comunque oggi tentiamo sempre di fotografare verticale, e in modo tale che poi questa cosa venga. Ma questo è un modo strano, no? Perché in realtà penso che l'immagine diventa artistica quando tu la fotografi più come la fai, più come la senti, che più come la vedi. Come la vedi è una riproduzione di quello che vedi, invece come la senti è un tuo modo di interpretare. Quindi il quadrato è interessante, perché è una cosa, guardiamo, sì, quadrato è completamente, certo, certo. E quindi è un modo di selezionare già la realtà, insomma, ecco, poi vedremo. Senti, ci sono i giovani stanno tornando un po' all'analogico, sì. Sembra che in qualche maniera cominci a catturarli. Mi hai raccontato di questo ragazzo che sì, fa il pastore. Questo Alessandro. Alessandro non è così giovane, però sì, diciamo che non è proprio giovanissimo. Quindi lui sta con le pecore, sì. E poi si è montato, sì, una camera oscura in una tenda. Certo. E quindi con le pecore, allora, facendo il pastore, sviluppa negativi e stampa. Allora, dopo, su che materiale anche li hai sviluppati? Allora, quando abbiamo inaugurato questa mostra che ti dicevo, che si chiama Piace a Patrick, perché Piace a Patrick? Questa mostra che c'è adesso, di questo Luca Raffaello, era interessante perché abbiamo selezionato le foto, lui era stato in Africa e queste foto non avevano avuto molto successo sui social. Allora, in qualche modo aveva 2 o 3, 4 o 5 mi piace al massimo, ma uno di questi mi piace era di questo Patrick Cariou, che è un fotografo francese abbastanza conosciuto. E allora abbiamo sviluppato questo tema della mostra, diciamo, prendiamo le foto che piacciono a Patrick. E lo abbiamo fatto non perché è giusto anche piacere a chi ci piace, non solo piacere, cercare il consenso, il mero consenso di persone che non conosciamo. E quindi ho detto, facciamo questa mostra, facciamo. E allora all'interno di questa mostra, questo Alessandro di Torino, io non lo conoscevo, si è presentato e mi ha parlato. Quindi guardando che questa mostra di questo ragazzo che fa il camionista, che è stato in Africa, molto probabilmente si è sentito in qualche modo più, come dire, si è sentito in una situazione anche di racconto, mi ha raccontato la sua storia. Lui faceva prima l'architetto e comunque non si trovava bene, non veniva pagato, non era soddisfatto del lavoro che faceva, e quindi lui va in alpeggio con le pecore e ha questa tenda dove ha questo ingranditore e stampa. Io ho visto delle foto. Tra una pecora e l'altra. E devo dire la verità, mi ha mostrato anche un po' tutte le foto, perché poi io non sono l'ho conosciuto dentro allo studio Santa Veronica, però la cosa interessante di questo lavoro che faremo dopo la mostra di Luca Raffaello è che lui mi ha mostrato una serie di lastre, aveva terminato la carta fotografica, un veterinario, una donna, una veterinaria gli aveva dato allora delle lastre emulsionate, quindi ha stampato su lastra. Quindi una cosa che io non avevo mai visto. E quindi ho detto, ma bellissimo. Questo non ha, ovviamente è una cosa che non può essere rifatta, che non può avere un percorso artistico. Io ho detto, oh, questa è una cosa per me super bella. E quindi ho detto, boh, se ti va, la faremo verso marzo, aprile. Adesso lui oggi, ieri l'ho visto, oggi partiva, andava su, e ci vedremo fra un mese, mi porterà qualche lastra, qualche foto di questa lastra, perché le lastre poi vanno rifotografate per essere esposte, perché altrimenti dovremo mettere dei pannelli, sì, certo, dei visori. Però era interessante anche, come dire, anche lavorare su dei formati diversi, quindi dovremmo fare un piccolo lavoro. Però io poi, questo è un ragazzo di Torino, io, per me è molto strano, però ecco, mi è piaciuto che poi ci sia stata una catalizzazione di interessi, di situazioni, di ricordi, che la fotografia è uno di noi che ha inevitabilmente. Quindi alla fine la fotografia è la parte, come dire, è la parte del ricordo che non, io penso che
se io devo ricordare mio nonno o mia nonna, me la ricordo ricordando delle fotografie, non so voi, però... Certo, effettivamente, piuttosto naturale, sì. Questo spazio adesso è già attivo, no? Sì, stiamo sistemando alcune cose, ma è già attivo. Quindi ci saranno mostre, ci saranno corsi, dove per esempio insegnerai, solo... insegnerai a usare le biottiche, queste macchine fotografiche. In che zona di Torino si trova? Allora, zona San Salvario in via Donizetti, vicino Madama Cristina. Io non sono proprio di Torino, però sono arrivato quindi Madama Cristina, quella zona lì, ed è una zona interessante perché ci sono un sacco di studenti e poi si può parcheggiare. Che in effetti non è male. No, però è una zona comoda. Io non amo proprio, mi piace la zona, queste zone sono interessanti perché la fotografia secondo me ha sempre bisogno delle cose un po' laterali, quindi non è proprio in pieno centro, non è una galleria, è uno spazio, uno studio, quindi è dove chi ha voglia viene a mostrare i suoi lavori. È venuta una ragazza Lidia a mostrarmi le cose che lei viene da, lei lavora all'archivio della Ferrania e quindi incuriosito da questo tipo che sono io, che si mette a, è venuta dalla Liguria a mostrarmi un po' il suo lavoro sull'archeologia industriale. Lei è archivista alla Ferrania, che è una vecchia, Ferrania era una vecchia, la 3M, era una vecchia fabbrica di pellicole e di macchine, che era, di macchine fotografiche, e che era in Val Bormida. E quindi, e adesso hanno ripreso a fare le pellicole, le emulsioni, quindi... Quindi no, ma la fotografia è incredibile, secondo me non è che devo... però io penso che, io dico sempre una cosa, io penso che io e te ci siamo conosciuti, mi hai scritto, ma io penso che ci ricorderemo molto di più di stasera, non so in che giorno mi hai scritto, mi hai mandato il messaggio, non te lo ricordi, però di stasera ti ricorderai, la memoria ha bisogno di un'esperienza, e quindi questo... questa è una cosa che io, a cui io credo, ed è anche una cosa che io ho tutto l'interesse di difendere questa cosa perché è il mio lavoro. E quindi la cosa interessante rispetto all'intelligenza artificiale è che siccome a me piace la pratica e mi piace fare la foto e non amo così tanto, anche se per lavoro ho passato le nottate a pulire le macchie, le strade, togliere i bicchieri di plastica, la bottiglia, cioè tutte queste cose che si fanno al computer, però la fotografia è così bello riuscire a farla, continuare a farla, non a post-produrla. Cioè oggi la tecnologia sposta il progetto sempre più tardi, quindi io intanto la faccio la ripresa, metto due luci e poi vediamo, qui metto un po' di ombra, qui metto... Invece il concetto è quello di pensare prima, il costo anche di un euro obbliga i ragazzi a un pensiero. Sì. Ecco, tutto qua. Sì, senti, tu hai già praticamente da parte nostra realizzato un sogno, sì. No? Perché questo spazio che io vi invito poi ad andarlo a vedere, perché anzi saremo noi primi che vorremmo venire a sbirciare un attimo e scoprire cosa fai lì dentro. Ecco. Ma a parte questo, ecco, già questo sembra un sogno. Un altro sogno che ti è rimasto lì nel cassetto che vorresti realizzare o da fotografo o comunque vogliamo farci gli affari tuoi proprio anche nella vita? Allora, il sogno non è realizzato, nel senso che sto ancora sistemando, oggi ero lì con l'operaio, con l'elettricista, con l'elettricista, cioè, attenzione che qui, cioè, ragazzi, perché poi alla fine... La situazione è quella di avere una, come dire, una grande visione, ma non perché io ce l'ho grande, ma perché è inevitabilmente interessante, come se qualcuno volesse aprire una piccola azienda dove si incide il vinile, cioè, certo. Voglio dire, inevitabilmente il progetto muove e quindi non è così realizzato, però la cosa che mi piacerebbe, se è una domanda... ma mettiamo sempre così. È la più difficile, infatti noi la lasciamo per mi ultimo. Piacerebbe, allora,
magari mi piacerebbe in maniera, non lo so, mi piacerebbe riuscire a fare un lavoro dove non ho bisogno di una committenza per poter, e questo è un desiderio di tutti noi, però mi ci metto anch'io, insomma, voglio dire, nel senso che so che è una cosa molto difficile. Però devo essere sincero, io sono sempre convinto che bisogna, alla fine, con tutti i percorsi molto complicati, il lavoro, però alla fine, secondo me, io ho sempre trovato, anche nelle persone più complicate e anche nei lavori più difficili, secondo me, se dopo tu cerchi di amare quello che fai, e secondo me poi alla fine, non vuole essere un discorso buonista, ma funziona, perché comunque è tutto già difficile, è difficile anche fare delle cose, e quindi devi semplicemente, io dico sempre, servire la fotografia nella gioia, nel senso che devi a un certo punto devi dire ok, complicato, ok, mi pagherà quando vuole, ok, cercherò di, però cavoli, guarda che roba, cioè c'è un momento in cui ci sono delle momenti in cui tu fai la foto e ti piace proprio stare lì. A me è capitato un momento di questo, sono stato a Capo Horn, ero in Patagonia, no? E c'era un momento, era proprio un momento di tramonto, e non c'era, c'era una casettina che era stata lì, dove c'era stato Charles Darwin molti anni fa, e poi c'era il mare. E non c'era una casa, non c'era niente. È stato un momento, dico, ah. Ed è un momento interessante, perché durante la giornata facciamo molta fatica, no? Io parlo per me, e questa cosa di vivere il presente è molto difficile. E quindi questa cosa qui, ci sono dei momenti in cui tu sei lì e stai bene nel momento, ecco questa cosa qui. Quindi l'idea è che spesso queste cose ce l'hai quando non hai proprio una committenza, quando il vero committente sei tu con te stesso. Sì, certo. È vero, sì. Certo. Bene, no, grazie. No, grazie a voi, grazie a Stefano e Carmelo, anche per averci portato queste splendide macchine fotografiche. Beh, se le volete toccare non è un problema. Mi fanno impazzire soltanto a vederle. Lo so, Sam. Ma ne hai tante a casa. Però. Sì, ma ne hai tante. Vabbè, sì. Basta comprare. Mi mancano un po' delle biottiche, però, eh. Poi ti do qualche... Grazie, Giuseppe, ti do per qualche, aver arrivato questo desiderio. Ti do qualche... Grazie, ciao. Grazie, ok. Vogliamo dare un colpo allo spettacolo con un gioco, un bel gioco. Spettacolo. Dai un colpo allo spettacolo. Il gioco musicale! Fai uno scatto, fai uno scatto. Ragazzi, fate un applauso. Sì, facciamo un applauso. Buonasera a tutti e a tutte, bentornati e bentornate al gioco musicale, la nuova edizione. Allora, come ben sapete, come ben sa chi è già venuto in questa stagione a giocare con noi, il gioco musicale è un gioco molto interattivo quest'anno. Oh sì, facciamo delle canzoncine insieme, no? Lo chiamiamo orchestra, questo gioco musicale. Allora, questa sera facciamo una canzone che forse, allora, l'avrete sentita, scommetterei sul fatto che l'abbiate sentita, è di qualche anno fa, è stata molto popolare, però non è, diciamo, un classicone. Ecco, si chiama Pompei dei Bastille. Ma secondo me poi sarà sentita. Si arriva. Quella lì, esatto, quindi preparatevi. Quindi farai tutto tu. Ma veramente? Ah, sentita la radio adesso, direi perfetto. Meglio di così non può andare. Allora, la questione, ragazzi, io vi darò istruzioni, facciamo almeno un ritornello insieme. Che dite? Okay. Sì, okay. Dai. Con calma. Allora, piano piano, voi fate pace con voi stessi, io intanto faccio il loop. Ok. E poi partiamo da lì, d'accordo? Dai. Siamo pronti? Ecco, già sbagliato. Partiamo malissimo. Vedi che dovete fare. No, era giusto, potevo andare. Era no, giusto. Scusate, mi sono confuso, dai. Allora. Questo riverbero ogni tanto. A San Siro. Thank you.
Allora, ragazzi, questa è la nostra base, ok? Ora, il vostro compito è quello di cantare insieme a me il grande coro che c'è nel ritornello di questa canzone. Tutti insieme. Tutti insieme perché vi devo mettere nel loop. Sappiatelo. Siete pronti? Sì, sì, lei lo sa. Ma mo ve lo canto, naturalmente. Ripetete dopo di me. Piace? E allora, dato che stiamo facendo il ritornello, mi servirebbe che mi accompagnasse anche un pochettino con un po' di percussioni, ok? Battere e levare. Benissimo, adesso fermi e mi fate questa roba qua quando vi do il via. Siete pronti? But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? But if you close your eyes, piace. Bravi! Bravi, raga! Bravi, di bravi. Solito funziona questa cosa, questo gesto, non lo so. È un po' universale. Oh! Ce l'avete fatta nel loop, eh? Dico solo questo. Alziamo le mani. Prego. Grazie, vai. Matteo! Grazie! Grazie. Matteo Sibilla! Grazie. Lui! È lui che arriva! Sì, lui! Sta scendendo dall'alto! Eccolo che arriva! Da una nuvola! L'immenso! Dall'arcobaleno! No, l'incommensurabile! Buonasera! L'eterno! Eterno, eterno e insuperabile! Maestro di Piemonte! Buonasera! Domanda impresa, dobbiamo andare in fretta perché oggi c'è molto da dire. Oh mamma! No, no! Allora, quando lei arriva con i fogli a me viene l'ansia. C'è molto da dire. Allora, no, no. Oggi praticamente parliamo del primo fotoreporter di guerra. No. Ah. Ma prima di parlare del primo fotoreporter di guerra, dobbiamo parlare della guerra in cui ha fatto le foto, se no non si capisce niente. Allora, in buona sostanza, e no, anche perché è una guerra che riguarda il Piemonte, se no riguardava il Piemonte non... come facevano a fare l'allacciamento, no? Non era un allacciamento, fotografia Piemonte. Anche perché il fotografo nello specifico inglese si chiama Roger Fenton, ma quindi non c'entra niente. No, c'entra. Allora, praticamente Roger Fenton era un pittore in realtà di formazione, poi si è messo, era un pioniere, quindi siamo negli anni 40 dell'Ottocento, permettete che questo si laureasse in pittura. Quindi partiamo dagli anni 40 dell'Ottocento, per arrivare al giorno d'oggi poi. No, ci fermiamo alla fine della guerra. Comunque, fatto sta che, in buona sostanza, la guerra di cui stiamo parlando è una guerra che a un certo punto lo zar di tutte le Russie dichiara al sultano ottomano. Perché praticamente lo zar aveva deciso che c'erano delle minoranze da proteggere nell'impero ottomano e quindi lui aveva il diritto di proteggere le minoranze invadendo l'impero ottomano, no? Ma queste sono come corsi e ricorsi. Sì. Fatto sta che praticamente ce l'aveva, che c'erano poi delle chiese in Palestina che lui aveva diritto di proteggere e che c'erano i cosiddetti dhimmi, cioè i protetti, cioè le persone non islamiche nell'impero ottomano, cioè tutti gli ortodossi, tutti i vari cristiani della Serbia, della Romania, della Grecia, dell'Armenia, eccetera, eccetera, che avevano, diciamo, lui diceva, queste sono minoranze mie
e quindi le proteggo io. Le proteggo, sì. E vabbè, e il soltano gli ha detto scusami, ma in realtà non mi risulta che sia così, ecco. Queste, ha detto abito... proprio così, scusa. Ma... Sì, insomma, fatto sta che alla fine gli inglesi hanno detto ma sì, dai, ci mettiamo d'accordo. E alla fine lo zar ha detto no, non ci mettiamo d'accordo e ha dichiarato guerra agli ottomani, pensando che si fermasse lì. Cioè pensando che lui invadeva e non succedeva niente. Invece è successo che gli inglesi e i francesi hanno detto un attimo, allora, quali sono i piani di questo qua? Praticamente lui voleva passare per la Romania, prendere Costantinopoli e rinominarla Zargrad. E, no, ma questo è vero, perché sì, Costantinopoli, certo, no, no, è la città dell'imperatore, no? Sì, dell'imperatore, sì, sì, Costantino. Sì, certo. Però lui diceva, se la prendo io, è Zargrad, giusto, è sempre città, certo, dell'imperatore. Comunque, aveva anche una sua logica. Fatto sta che gli inglesi, cioè, questo piano dello zar non piaceva, direi, a nessuno tranne a lui. E quindi diciamo che gli austriaci hanno incominciato a dire no, gli inglesi, i francesi, i prussiani. Anche i piemontesi. Oh, i piemontesi a un certo punto dicono no. un attimo perché cioè, questo qui vuole prendere il Mar Nero e poi i Dardanelli e poi entrare nel Mediterraneo. Sì. È un attimo, allora nel Mediterraneo c'è anche la Sardegna. La Sardegna era nostra, siamo noi, l'esercito sardo, no? Con i famosi soldati, no? Daghero, Porcheddu e compagnia. Sì, comunque li cita. I soliti soldati sardi, l'armata sarda. Fatto sta che il nostro ministro degli esteri, un certo da Bormida, sì, ha detto no, ma scusate un attimo, noi dobbiamo entrare in guerra, mandare i soldati a combattere questa guerra insieme a Bonaparte, all'imperatore Napoleone III. Sì. E agli inglesi che partono per i cavoli loro, perché dobbiamo andarci anche noi, poi rimaniamo senza soldati e l'Austria ci attacca. Giusto. Allora loro gli hanno detto no, in realtà è il contrario, perché magari l'Austria entra in guerra, allora se noi mandiamo i soldati l'Austria è più tranquilla a mandarli, perché sa che noi non li attacchiamo, perché abbiamo mandato i soldati anche noi. Cioè, praticamente, guardate, capire la guerra di Crimea è tutto così, Infatti. Fatto sta che la guerra all'inizio non era... La guerra di Crimea inizialmente non era neanche in Crimea. Perché la combattevano nel Golfo di Finlandia, dove c'era San Pietroburgo, in Armenia, a Kars, e poi la combattevano praticamente in Romania. Sì. Quindi era una guerra per il Danubio, in realtà. La chiamano guerra poi di Crimea. La chiamano guerra di Crimea perché a un certo punto gli inglesi e i francesi entrano con la flotta nel Mar Nero e dicono adesso noi andiamo alla base russa di Sebastopoli. E così incomincia il lungo assedio di 11 mesi della base di Sebastopoli, dura 11 mesi perché poi lo vincono, e tra cui anche la battaglia della Chornaya, da cui via Cernaia, Corso Sebastopoli, Piazza Crimea, poi ci abbiamo tirato su tutta una propaganda su sta roba. Perché l'abbiamo vinta, hai capito? Certo. Cosa abbiamo vinto? Però l'abbiamo vinta. E bon. Fatto sta che c'era anche un deputato dell'opposizione, che si chiamava Angelo Brofferio, che è un peccato che nessuno sappia chi sia, perché è un personaggio di una simpatia unica. Lui era di estrema sinistra storica, quindi l'estrema sinistra storica voleva semplicemente dire che lui credeva in cose di estrema sinistra, tipo, non lo so, il suffragio universale, cose di estrema sinistra proprio. Perché all'epoca dovete pensare che l'emiciclo incominciava dai clericali, no? Cioè, quindi praticamente dei talebani. E poi c'era tutta la destra storica, poi c'era il partito militare, poi c'era la destra storica che era Cavour, che era un liberalone, però non a favore dei nobili, e poi c'era la sinistra storica che era un po' più per i borghesi, e poi c'era l'estrema sinistra storica che era di Angelo Brofferio, che lui era per dare, non so, cose pazze, tipo dare il voto a tutti i capifamiglia maschi. Certo. Perché poi diventava, usciva proprio dall'emiciclo parlamentare,
sarebbe stato tra i terroristi praticamente. Comunque, fatto sta che lui, ma io mi sto perdendo. Lui in Parlamento ai tempi di Cavour, sì, perché a decidere che, sì, poi andavano in guerra è stato Cavour, sì, insieme al re, che il re aveva anche detto, questo è divertente, se il governo dice di no, se il governo dice di no, sì, non vi preoccupate, perché il governo lo cambio e metterò un governo che dice di sì. Erano tempi, era lo statuto Albertino, permetteva questo ed altro. Allora, fatto sta che il deputato Angelo Brofferio era anche un divertente poeta. Ah, e... ecco che arriviamo. C'è una poesia di Brofferio. Una poesia, una canzone a dire la verità. Questa cosa qua in teoria è cantabile. Ah, ce la canti? Ce la canta. Ma sì, la canti, improvviso. Ma sì. Aspetta, che non ho la nota. Se vuole facciamo il corretto. Non ho la nota, dovrei prendere la nota. Ma non importa. L'alleanza l'è conclusa e Cusaca son spedì Menzikov l'alpraca i brusa e Nicola srusi ai di. No, non è così, non è questa. Bene, la melodia. Non mi piace. Buona parte, oh che bontà, buona parte a Nabasa. E per il col, che bella idea, arrabelant la Crimea. Sì, insomma, non è così la melodia. cioè, sostanzialmente l'alleanza è conclusa, i cosacchi sono spediti, Menzikov al prato che gli brucia, il Menzikov è il comandante russo, e Nicola, lo zar, si rosicchia le dita, perché lui pensava di fare una guerra veloce, no? E invece... La guerra lampo. Sì, esatto. Ma sì, ma siamo sempre lì. Allora, buona parte, oh che bontà, buona parte ci ha baciati e per il collo, che bella idea, ci trascina nella Crimea. Ecco. E niente. Lei, ma tanto noi a suono capiamo, veramente. Ma pazienza, d'una parte, e proteggi dridlegenta, lo giura a buona parte, che le pratic di giuramento. Cioè, praticamente, ce lo giura a buona parte, che proteggiamo i diritti dei popoli, dei dimmi, no? Vabbè. E ce lo giura a buona parte che è pratico di giuramenti. Naturalmente questo aveva una grande stima di buona parte, sì. Lo giura anche Lord Raglan che era il comandante degli inglesi, Can Robert era il comandante dei francesi, Can Robert Calen Groscan e starum anima mea con i babi e la Crimea, cioè staremo anima mia con i rospi in Crimea. Ma perché al pian di babi in piemontese, il pian di babi vuol dire che staremo molto male. Io ma fa net sacrifici, io ma vune di magum, ma l'archeita benefici, letto in nostra conclusione. Cioè, praticamente qui ironizza sul fatto che abbiamo fatto sacrifici, abbiamo avuto dei magoni, ma il raccolto dei benefici adesso è tutto nostro. In conclusione, cioè, insomma... Un ottimista. Sì, sostanzialmente non si capisce che cosa abbiamo vinto. Due riscosse iuma faie, cum valur ma senza fruit, per due eventi iuma battaglie e l'avni rivelerà tut. Cioè, due riscosse abbiamo fatto con valore ma senza frutto, per perso e vinto abbiamo delle battaglie, ma l'avvenire rivelerà tutto. Cioè, l'avvenire ci dirà, perché noi non volevamo fare la guerra a nessuno tranne che agli austriaci. Certo, noi, cioè, noi volevamo fare la guerra noi piemontesi agli austriaci. Noi avremmo voluto che nella guerra, sì, c'entrasse l'unico che non c'è entrato, cioè l'Austria, sì, per saccagnarlo. Perché mentre loro erano in Crimea noi li attaccavamo, e invece no. L'unica cosa che siamo riusciti a ottenere è che, mandando le truppe in Crimea, l'Austria non attaccava noi. Ecco. Perché i francesi gli hanno detto no. Vabbè, insomma, la guerra di Crimea è tutta così. È molto complessa. Sì. Vabbè. Grazie, maestro. Beh, grazie. Tost tutarvent l'unisie la riscossa che fa tre di croat con la livrea la inisciumant la Crimea. Cioè, praticamente, chiamava gli austriaci i croati. Ah. Sì, per disprezzo, non lo so. Presto o tardi bisognerà iniziare la riscossa, perché gli dava fastidio probabilmente essere chiamati croati a dei tedeschi, però vabbè. Presto o tardi bisognerà iniziare la riscossa che fa tre, cioè la terza guerra d'indipendenza, dei croati con la livrea, cioè contro i croati della livrea iniziamo la riscossa in Crimea. Questa è la storia. Ah, hai capito. Ma fatto sta che c'era questo Fenton che si portava, che è partito con la barca, sì, con una serie di carri, sì, perché all'epoca la macchina fotografica ci volevano dei carri per trasportarla, certo, perché c'era tutto lo grossi. Studio praticamente si portava dietro, e poi ha avuto delle difficoltà a fare le foto, perché di fatto ci voleva tanto tempo, certo. Tutti volevano farsi fare la foto,
tutti. Cioè, che c'erano circa 800.000 soldati. Cioè, non è stato semplice. No, ha avuto dei problemi enormi. E comunque poi c'erano i generali che gli dicevano: scusa, ma allora la Croce Rossa non la fotografi. I morti non li fotografi. Le cose brutte non le fotografi. Sembra la mia festa di compleanno, praticamente. Cioè, e così via, cioè i morti non si fotografano, anche perché poi la cosa divertente, la cosa ironica, perché non è vera, di questa guerra è che la maggioranza dei caduti sono morti per il colera, non per gli scontri effettivi. Cioè, tipo, noi abbiamo avuto tipo 200 morti in totale su 20.000, ne saranno morti 200 in battaglia. E tutti, poi ne sono morti 2.000 di colera. E siamo già tra quelli che se la sono cavata, perché poi, insomma, noi abbiamo combattuto in due operazioni e poi... ritirati. Non si capiva neanche che cosa ci stavamo a fare. Però, esatto. Ma guarda come è lasciato veramente... Arrivederci, arrivederci. 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 Castagabina, arrivederci. Ma immagino questo tipo qua... Ma non lo so, veramente. Che doveva fare scatta, la foto scatta, a scatta, migliaia di... Scatta, incredibile. Allora. Guarda. Allora. Senti, siamo arrivati in un momento importante della puntata, perché qua veramente la scenografia si sta sempre più ampliando. Vedi, guarda che roba. Guarda. L'altra volta era blu la luce, adesso è verde. No, bella. E tutto questo ci viene dallo sponsor. Lo sponsor che ci dà tanti soldi, veramente noi siamo pieni, tanto che forse sono troppi. Forse sì, potremmo anche darvene un po' a voi, così. E quindi facciamo che celebriamo il nostro sponsor, che è uno scaricabatterie. Lo scaricabatterie Lolli. Proprio lui. Sì, proprio lui, perché nella vita abbiamo bisogno di scaricare un po' quelle persone logorroiche, quelle che si appiccicano come delle cozze, quelle... Anche noi stessi a volte di scaricarci un po', così almeno stiamo più tranquilli, facciamo meno cose, vero? E ci pensa lo scaricabatterie Lolli, che veramente funziona alla grandissima, bisogna solo ricordarsi di caricarlo, no? Ecco. Ecco, ecco, io dopo vado a caricarlo. Per scaricare. Ha bisogno di carica per scaricare. Per scaricare. Io direi di celebrarlo lanciando la pubblicità, no? Andiamo. Siamo pronti. E pronti? Allora? Siamo pronti? Pubblicità! Lolli, 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 scarica batterie Lolli. Lolli, 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 scarica batterie Lolli. C'è il vicino che ti stressa? Scarica. C'è qualcuno che ti pressa? Scarica. Il bimbo di piangere non cessa? Scarica. Troppo lunga è la messa? Scarica. Lolli, 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 scarica batterie Lolli. Lolli, 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 scarica batterie Lolli. È sicuro per l'ambiente? Scarica. È sicuro per la salute? Scarica. E ti potrai legittimamente chiedere: ma dove diavolo si attacca? La risposta è il culetto. Scarica. Lolli, 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 scarica batterie Lolli. Lolli, 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 scarica batterie Lolli. Eccolo! Bravi! Bravi, grande! Ale, soldi, soldi che entrano! Vedrete le prossime scenografie, che spettacolo! Che veramente. Spettacolo! Grazie, veramente. Grazie allo sponsor. Grazie, 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 grazie. Ma adesso respiriamo tutti quanti insieme, prendiamo fiato, perché è il momento della poesia. Il momento della poesia. Noi anche abbiamo. Schiatare, sì, sì. La poesia. Noi abbiamo la fortuna di avere qui con noi da un po' di puntate. Quello che chiamiamo il poeta. Il poeta. Il poeta è colui che veramente in questo show riesce a mettersi quella magia, quella poesia, quella dolcezza, quella tenerezza, parlandoci di cose anche che appartengono al nostro quotidiano. In versi, come solo lui sa fare veramente, donandoci delle emozioni indescrivibili. È un po' lento ad arrivare sul palco, però poi arriva. Il poeta! Il poeta! Grande! Eccolo qua! È già lui una poesia. Ecco. Guarda. Buonasera. 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 Ah, non posso. No, lo accompagno io il poeta.
Tu vai. Vabbè, vabbè, io vado a piangere di là. Buonasera. Il poeta. Comunque volevo sempre dire che io sono Gianfranco Sandrone. Sì, ecco sì, Gianfranco Sandrone. Allora. Però per noi è il poeta. Ci declama una poesia nuova? La declamo. Sì, allora. La declamo. Vuole un accompagnamento? Ma se merita, non lo so. Se merita. La poesia si intitola La pompa. La pompa. La pompa. Ecco, bello. La pompa. La pompa. Oh, paste di meliga dorate, col caffè d'orzo sgranocchiate. Sì. Siete buone e croccanti sul piattino gialle scintillanti. Sì, beh, certo. Con piacermi rammentate il rigolio di mais in estate. Ecco, sì, benissimo. Oh, paste d'melia, paste care. Care non di costo, ma di affetto. Sì, beh, certo. Chi vi ha fatto, vi sa fare. Sì. Che comunque con la farina di meliga non è facile impastare. Sì, questo verso è un po' allungato, però... Ma non c'è meliga che tenga contro la gramezza della siuttina luglienga. Non c'è meliga che tenga contro la cattiveria, insomma, della suitina. La ciccità. La siccità. Ah. La siccità di luglio. Tenga fa rima con luglienga. Vabbè. Quando l'afa, come fuoco di vampa, solo la pompa, dalla sicura rovina ci scampa. Bellissima. Oh pompa. Non c'è nemica soluzioni più nuove se il tempo ha deciso che non piove. Beh, sì. Non risolvi mica con un pH and love. Se il tempo ha deciso che non piove, non risolvi mica con un pH and love. Con la siccità ci va l'occhio per occhio. E se la pasta d'melia orora sgranocchio, è solo perché con la tua prevalenza della pompa, contro gravità, ma secondo la scienza, anche questa volta il tuo mestiere hai compiuto senza aver niente contro Newton. Su dalla falda tu l'acqua hai condotto e con la meliga hanno fatto il biscotto. Beh. La pompa, bellissimo. Grazie al nostro il poeta. Bellissima, veramente. Io vado. Dove va? Il poeta. Ma mi commuove, veramente. Le poesie che è porta molto bravo, sì. Sono veramente commoventi, ti lasciano qualcosa è dentro vero. La pompa. Beh, interessante questo. Vabbè. Quando ha detto Newton, mi ha smosso qualcosa dentro. Sì, vero? Sì. Vero. Sarà il terzo Ma principio. Adesso ci smuove qualcosa ancora di più, perché abbiamo come ospite questa sera un altro super ospite, davvero d'eccezione, uno sportivo che ha fatto la storia del tennis, e che noi qui a RBE abbiamo per la prima volta portato qui sul palco, ma soprattutto darà una notizia a tutto quanto il pubblico. È un onore avere qui con noi Rafa Nadal! Rafa!
Nadal, siamo emozionati perché avere veramente Rafa Nadal qui sul palco con noi, qui tra l'altro a RBA, siamo in anteprima, no, tutte le TV volevano sapere di te proprio perché hai deciso di lasciare il tennis, diciamolo proprio con grande... E sei Rafa Nadal. Sì, sì, sei Rafa Nadal. Rafa sì. Nadal. Sì, sì, ecco appunto, Rafa Nadal. Che dire... E adesso smetto tennis, Rafa Nadal basta, non può più giocare che c'è tutta la sciatica infiammata. Veramente, allora... Ma ci sta, poi oltre un certo... Ci sta. Rafa Nadal, noi la ricordavamo un pochettino più in forma. Mi sono sgonfiato. Eh sì, sì, si vede, un po', si è un po' sgonfiato tanto. Mi sono sgonfiato in tutti i sensi. Si è sgonfiato? Sgonfiato i muscoli, sgonfiato l'animo. Anche l'animo? No. Sono Rafa Nadal, non quello di prima più. Ah, ci dispiace veramente un po'. Questo, lo so. Non so se continuare col paddle o col pickleball. Ecco, ma lei si ha deciso di ritirarsi, no? Sì. Di ritirarsi. E vuole dedicarsi a qualcos'altro dopo. Sì. Quindi o paddle o pickleball. O paddle o pickleball. No. Quello che fa meno male è la sciatica. Ecco, sì. Ma intanto vuole lasciare il borsone da tennis, grazie. Visto che ormai non lo usa più. Ecco. Sei Rafa Nadal, ma non sono più quello di una volta. Ci dispiace. Lasciamo qui. Ma intanto, visto che diamo questo annuncio per primi, no, del suo ritiro, ricordiamo 22 titoli del Grande Slam, tante vittorie, ultimamente qualche presa... C'è la sciatica, c'è la sciatica, come fai a correre? Infatti. E il pickleball corri meno. Sì, il pickleball corri molto meno. Sì, ecco, quindi si dedicare al pickleball, dove ci sono grandi campioni che giocano a pickleball, come McEnroe, dove c'è la Graf, dove c'è Agassi che giocano a pickleball, no? Mai sentiti. Mai sentito? Mai sentiti? Quando giocavo io non si qualificavano nei tornei. Ma no, ma allora, non li conosco. Ma sono arrivati prima di lei. Io sono Rafa Nadal, non ho mai giocato con la Steffi Graf. Ma sono venuti prima di lei ed erano tutti numeri c'era uno. C'era qualcuno prima di me. Sì, c'era qualcuno prima di lei, sì. È vero che è da tanto che è nel tennis, però... Me li saluti allora. Li saluterò. Sono Rafa Nadal. Vuole farci vedere il mitico dritto alla Rafa Nadal arrotato? Vuole farci in anteprima per RBA, ecco. Sì. Voglio far vedere il dritto di Rafa Nadal. Ecco appunto. Allora, bisogna iniziare. Allora, ce lo faccia vedere. Allora, cosa sta facendo? Cos'è? Ma cosa stiamo facendo? Ma che? Cos'è? Ma perché? Perché il dritto, deve farci vedere il dritto arrotato. Bisogna prima mettere le bottigliette. Ma perché le bottigliette? A bordo campo. Sì, bottigliette. In che senso? Cioè per... Le bottigliette, sai le famose bottigliette di Rafa Nadal che... Sì, ecco. Ecco qua. Cosa sta facendo? Ecco. Sa perché io mettevo sempre bottigliette? Ecco. Perché... pieno di gatti che pisciavano sui borsoni. In anteprima scopriamo una cosa veramente incredibile. Rafa Nadal furbo, perché gatti a Roland Garros, gatti così, io so per così, gatti pisciavano sempre sul borsone nuovo. Allora io mettevo bottigliette così. Allora ha tutto più senso. Allora si spiega perché. Io non so, Rafa Nadal non è superstizioso. No, non è superstizioso. No, è solo contro i gatti. Quindi non piacciono i gatti. Abbiamo svelato il segreto. Okay. Abbiamo svelato il segreto per la prima volta. Rafa Nadal ha sempre usato le bottigliette, le metteva con precisione per evitare che i gatti pisciassero sul suo bordo. Esatto, così. Bene. Allora, ci fa questo drittone, dritto arrotato. Prima di far dritto bisogna fare il riscaldamento a Rafa Nadal. Così. 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 Ma cos'è? Cos'è questo? Come fai a riscaldarti? Così. Tipo la macarena, sì, no? Ah, ok, ho capito. Sì. Così, sì. Qui. Così. Puoi fare così. Ma corre notte, cosa vuoi là? Non metto corpo allegria, ma corre notte, ma corre notte. Rafa Nadal! Vabbè, grazie! Complimenti! Veramente! Queste
Rafa, la ringraziamo. Grazie a voi, siete stati veramente carini. C'è Rafa Nadal, ci vediamo. Sì, grazie per aver annunciato il suo ritiro proprio qui con noi. Ma che fa? Il suo borsone, Rafa. Le bottiglie. Le bottiglie, tutto. Come fa con le sue... Stia attento ai gatti. Rafa, dov'è? So, questo qua impazzisce. Ma Rafa, venga qua. Ma dov'è? Va che c'è il sapone col glicerolo. Ma è incredibile, ma se n'è andato proprio così. Ha lasciato, questo forse... Questo dicono, cioè, non so se... Vabbè. Se faceva parte delle bottiglie anche quello per i gatti, non lo so. Abbiamo annunciato per primi veramente l'addio al tennis di Rafa Nadal. Siamo tra virgolette contenti perché in questa maniera magari il nostro Sinner forse non avrà più tanti concorrenti, però adesso noi vogliamo andare nel futuro, vogliamo prevedere il tempo, vogliamo soprattutto decidere cosa fare questo weekend, e c'è una possibilità di andare proprio con una precisione assoluta perché c'è il nostro meteo3.net che è precisissimo e ci dà le previsioni al millimetro, spacca. Sì, spacca proprio. Basta mettere il cap. Certo, ecco. E quindi chiamiamolo, ci mettiamo in collegamento con meteo3.net. Pronto, eccoci qua, eccolo in collegamento. Meteo3.net. Buonasera cari amici di meteo3.net, benvenuti alla previsione del tempo per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia. per le prossime settimane. Allora, come potete vedere, siamo in fase di anticiclone. L'anticiclone vuol dire che non piove tanto come di solito e quindi c'è questo anticiclone africano che praticamente mantiene le temperature non troppo rigide e velature sparse, eccetera. E quindi praticamente si sta tranquilli. Se volete dettagli più precisi relativi alla vostra località di provenienza, al di là di queste icone, nuvolette e indicazioni geografiche generiche, potete installare l'applicativo connesso alla nostra trasmissione e entrare nella grande famiglia di meteo3.net. E c'è anche il nostro sito www.cumulonimbulus.co.uk, dove peraltro potrete anche rimanere aggiornati sulle attività organizzate dalla Società Meteorologica di Moncalieri, che è sempre attiva, trepidante, nella realizzazione di iniziative di sensibilizzazione sul climate change, sul cambiamento del climatico. Ebbene, praticamente abbiamo organizzato due viaggi. C'è il viaggio avventura del nostro avventuriero Gianluca Richter. Lui si occupa sempre di fare questi viaggi mirabolanti. Ha organizzato una spedizione in barcavela fino a Rio de Janeiro, poi praticamente vanno fino a Manaus e vanno ad esplorare l'Amazzonia e ad analizzare il cambiamento climatico nell'Amazzonia. Per segnalare, insomma, iscrivervi a questo viaggio ci sono ben 12 posti disponibili, dovete però andarvi a fare la vaccinazione già la prossima settimana e quindi tutte le informazioni sulle vaccinazioni per tutti i muschi e muschinca in Amazzonia dovete segnalarvi adesso per tempo debito. E per chi non va in Amazzonia, che io glielo ho detto al nostro amico Gianluca, siamo di tanti che non andiamo in Amazzonia, organizziamo una gita alla portata di tutti, anche con un range di età più ampio che possono partecipare, e andiamo al ghiacciaio del Chardonnay, una cosa normale, andiamo a vedere gli effetti, sempre gli effetti del globale cambiamento climatico, ma da una prospettiva più accessibile. Insomma, scarpe da montagna e portiamo anche la menta, così mettiamo la neve e facciamo la granita per tutti quanti. E abbiamo anche le iniziative per attirare e sensibilizzare. E quindi praticamente rimanete aggiornati sul meteo e sulle attività tramite l'app. Arrivederci, buonasera, alla prossima puntata. Mi si è messo tra punta net, alla prossima. Beh,
Marta, abbiamo tutto preciso adesso, sì, con le previsioni fatte veramente che spaccano il capello, quindi possiamo organizzarci per questo weekend. Assolutamente spaccano, sì, spaccano proprio, sì, non ho capito dove dobbiamo andare, che non... vabbè, comunque... Vabbè, no, se vogliamo fare un viaggio in Amazzonia, sì, si può fare, sì, no? Ma sì, dai, last minute, così si può prenotare. Sì, sì, sì. Bene, siamo, arrivati alla conclusione. La puntata di questa sera finisce qui, quindi ringraziamo subito il caloroso pubblico del Teatro del Moccherino. Grazie. Ringraziamo Matteo Sibilla che ci canta delle canzoni splendide. Grazie ragazzi. Grazie a tutti. Ringraziamo il nostro uomo dalle mille voci, il genio, l'incommensurabile. Genio e regolatezza. Eccolo qua. Venga, venga. Poi vogliamo ringraziare ancora il nostro super ospite. Giuseppe Saccaro. Vieni. Giuseppe Calgaro, eccolo qua. Ringraziamo Vibes, Michele Comba, Matteo Crespo, tutta RBE, ringraziamo anche il pubblico da casa ovviamente. Seguiteci, seguiteci sempre tutti i giovedì alle ore 21 sul canale 87, siamo anche in diretta streaming sul sito www.rbe.it. Se poi volete recuperare qualche puntata le trovate tutte sul nostro canale YouTube. E allora che dire? Possiamo lanciare la sigla finale con il grandissimo Matteo Sibilla che ci canta. Basta sigla! Sigla! È stato divertente giocare in allegria. C'è un solo inconveniente, che il tempo vola via. Addio, addio, amici, addio. Noi ci dobbiamo lasciare. Ma ehi, hey, io dico che è ok. Io non vedo l'ora di tornare. Voglio ritornare. Addio, addio, amici, addio.